Negli ultimi anni ho fatto tantissimi regali. Ho organizzato un viaggio sorpresa a Zerbian Papi per Bucarest. Ho regalato un viaggio alla mia famiglia per Fuerteventura, Palma di Mallorca, Gran Canaria e tanti altri. Ma questa volta si cambia. Tutti stanno alla meta del viaggio, ma credono che si andrà in un albergo mediocre, quando non sarà proprio così. Purtroppo c'è solo questo hotel a 3 stelle, ma che sembrano 2. Cosa faccio? Prenoto lo stesso? Ma sì, ho già preso le ferie, dai, partiamo lo stesso. Sì, sì, esatto, non ti preoccupare. Ci siamo, siamo pronti per partire nuovamente. Ormai una volta al mese, guarda qui. Nonostante tutto, la vedo bene. Allora, queste sono le valigie di Sara e della mamma. Guardatele, perfetto. Questa è la mia valigia, non sto scherzando, c'è tutto qua dentro. E questa è quella di Zerbian Papi, cioè fammi capire. Io e papà abbiamo 2 zaini, voi avete 3 valigie in 2. Com'è possibile? Aspetta. Io ti ho messo anche 2 magliette, delle tue nella mia valigia. Ma grazie. 8 valigie, 4 zaini, vorrei sapere che cazzo. Esatto, era indispensabile portare beauty, ma certo. Che cazzo di beauty. Comunque nella sfiga ci è andata anche abbastanza bene, eh? Cioè la casa non è bruttissima, allora non è perfetta ma non è così brutta. No, dai, va bene, non è bella, va bene. Come al solito, però dai, ma non è così sì male. L'importante sia pulita, che ci divertiamo, l'importante è stare insieme. A me la cosa che mi preoccupa veramente, sapete qual è? La macchina, ragazzi. Perché, dato che abbiamo prenotato all'ultimo, non c'era nessuna macchina, tra virgolette, carina. E l'unica che era disponibile era una Fiat 500, che abbiamo pagato 600 euro 7 giorni con 200 valigie. Per quello che all'inizio ti ho detto, quante valigie hai portato? Ma non potevi dirmelo prima, facevo delle valigie più piccole. Sì, doveva essere la sorpresa. Vabbè, però voi andate a piedi, io e Sara con le valigie. E finalmente arriviamo in aeroporto. Siamo arrivati, aeroporto, Malpensa. Si parte. Ed eccolo qua. Lanzarote Arfis 15:15. Arfis. Com'è che si dice? Assorte. È il posto, cazzo, volevo un posto più figo. Non è male, però rispetto ai nostri standard, capito? Già parti male. Fai in albergo. Sì, però ho capito, per la... E qui iniziavo a farla pesare i miei. Ma quando sembrava andare tutto per il meglio, un problema enorme. Non ci credo, non ho la carta d'identità. Guarda. Ma no, ti ricordi che tu l'altro giorno mi hai chiesto, Luca, dammela. E no, dove mi chiedi? Perché non ci vuole? Sulla tua scrivania, cioè. Ma va. Dai, uno scherzo. Non è uno scherzo, guarda che io sono. Parte tra quanto? 48. Dammi le chiavi della macchina, vado a casa tua a prendere. Perché? Ma come cazzo non ce la faccio? Ci metto 20 minuti ad arrivare. Ma scusami, ma la patente non va bene, sei sicura? Andiamo. Il mio passaporto? Ma non ce la facciamo, sono le 2:10. L'aereo parte, 20 minuti andata, 20 minuti ritorno. Arrivo qui mezz'ora prima che parta. Però ma non so dove sia. Al massimo prendo il prossimo volo che c'è, però dico, sbatto, dove c'è lo Sheraton P3? P3. Sì, ma devi correre. Sì. Madonna, che sfiga di merda, porco Diaz, non ci posso veramente credere. Quindi avevo 45 minuti per andare nel parcheggio, trovare la macchina, tornare a casa mia, prendere il passaporto e ritornare in aeroporto. Era praticamente impossibile, tenendo conto che questa è la strada che ci si mette dall'aeroporto a casa mia. Circa 25 minuti, ma ovviamente io ci provo lo stesso. Non sono mai stato così stanco, sono abbastanza certo di aver perso l'aereo. Non ci posso credere. Dove cazzo è la mia carta d'identità? Non trovo neanche la macchina. Dov'è? Non si apre? Dove cazzo è la macchina? Mamma mia, che situazione di merda. Ma dopo 20 minuti di ricerca ancora non riesco a trovare la macchina. 20 minuti che giro, non trovo la cazzo di macchina. Porca di quella follia. Quindi ora torno a casa, prendo un taxi, vado a casa velocissimo al computer, trovo il prossimo volo per Lanzarote e arrivo lì. Devo trovare anche una scusa per far sì che loro non vadano a vedere l'hotel, quindi la sorpresa che vi ho fatto. È questo il problema, cioè a me dà fastidio questo. Il fatto che ho fatto una sorpresa incredibile, un hotel più bello di tutta l'isola e ho perso l'aereo. Porca puttana. Ma quando pensavo di aver perso tutte le speranze, ho un'idea. Vado dal primo tassista che trovo e gli chiedo se mi porta a casa mia il più velocemente possibile. Però dovevo andare a casa. Ma hai già fatto le valigie, non le devi imbarcare. No, 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 ho portato soltanto uno zaino, io vedo solo quello. Ma non ce la fai, se facciamo una tirata, sei indietro per le 3. Ce la faccio? Vai, provaci. Alle 3:15 mi parte l'aereo. Tu pensi che alle 3 ti fa passare? Ti arrivo alle 3 precise, precise riesco. Guarda, se mi salvi il culo, ti do 50 euro di mancia, no, cazzo, ti giuro. Dovevi muoverti un po' prima, cazzo. Se prendevi il taxi su. Ma purtroppo non faccio in tempo e quindi mi rassegno e perdo l'aereo. Ehi, conosci Zerbi? Oh, sì. Uè. Ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Se hai bisogno, mi chiami, domani mattina vengo qua a prenderti. Ci vediamo qua. Ero distrutto, non sapevo cosa fare, quindi torno a casa e decido di mettermi sul balcone per rilassarmi un po'. Sono sul balcone, me la devo chillare, del momento migliore per giocare a Domino Dreams. E voi mi chiederete, Zerbi, ma cos'è? Ora ve lo spiego. Domino Dreams è il miglior gioco per gli appassionati di solitario e di domino. Io onestamente, quando mi devo rilassare, non so cosa fare, per esempio oggi in aereo, oppure adesso, sono qui, me la chillo, ci gioco spesso, tra l'altro anche a casa, super figo. In realtà è un gioco molto intuitivo, con una grafica
incredibile. Guardate, io sono al livello 23 e ci ho giocato soltanto oggi, cioè proprio nerdato. L'obiettivo è semplicemente quello di andare a completare il domino, quindi è abbastanza semplice e intuitivo. Chiaramente i primi livelli sono facili, poi diventa un po' più complesso. Vi consiglio vivamente di scaricare questo gioco oppure di scannerizzare questo QR code che vi apparirà ora a schermo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di domino. Non sapete cosa è successo, nonno, nonna? Sapete cosa è successo? Voi sapete che io dovevo andare a Lanzarote e partire? Sì. Abbiamo fatto una sorpresa alla mamma e Sara dove abbiamo preso un hotel incredibile. Gli avevo fatto una sorpresa io. Cos'è successo? Arrivo in aeroporto, vuoi che ho tutte le carte nel portafoglio? Non ho la carta d'identità. Ho la patente però, che è valida lo stesso. Però per Lanzarote è uno dei pochi posti che ha un accordo particolare con l'Europa, con l'Italia, sì, con l'Europa, sì, dove serve per forza la carta d'identità. Cioè la patente solo lì non è un documento valido. Quando pensavo che il brutto fosse passato, le sfighe non erano finite, perché mi rendo conto di non avere le mie AirPods. E aprendo Trova il mio iPhone dal mio telefono, noto che le mie AirPods sono in aeroporto a Malpensa. Mentre correvo, mentre facevo le robe di fretta, le ho perse. Mamma mia, una sfiga così non si è mai vista nella storia dell'umanità. Dopo 4 ore siamo arrivati senza Luca. E esatto. Senza la giacca, raga, abbiamo perso la mia giacca, no, qualcuno ce l'ha rubata. Non speriamo che il viaggio continui. Niente, questo viaggio è iniziato malissimo, speriamo finisca meglio, infatti. E adesso andiamo a vedere la macchina. È da mezz'ora che stiamo girando per cercare solamente il posto dove possiamo affittare la macchina. Cioè, manca ancora prenderla la macchina. Ok. Bella. Ma veramente? E qui ci stanno le cose. Ok, vediamo dentro com'è. Vediamo se l'Andrew ha fatto una buona scelta. Oh, accesa, guarda che figata. Ore 6 di mattina, mi sveglio e parto con il primo volo disponibile. 6 e 15 di mattina, ci dovrebbe essere qui fuori il mio taxi. Speriamo, raga, speriamo che vada tutto bene, perché perdere il secondo ore di seguito sarebbe folle. Ehi, ciao bro, tutto bene? Sono appena arrivato a Malpensa, in tempo, quindi dai, dovrebbe andare tutto bene in teoria. Controlli, ci sono poche persone, quindi adesso spero... Raga, vi giuro, spero di non avere più problemi, perché veramente, cioè, ci manca soltanto che succeda qualcos'altro, le abbiamo fatte tutte. Mangi una cosa al volo, faccio i controlli e si parte. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 200 problemi, 2 ore di sonno, ci siamo. E dopo 4 ore di volo, finalmente arrivo a Lanzarote. Ci siamo, sono arrivato a Lanzarote. Dopo 200.000 problemi, finalmente sono qui. E guardate, raga, qua com'è la situazione. Sono appena uscito dall'aeroporto. In teoria dovrebbero passarmi a prendere tra poco, spero. Eccoli qua, finalmente sono arrivati. Incredibile, una situazione veramente assurda. Uè, tutto a posto? Qualcuno che magari mi apra la macchina? Ce l'abbiamo fatta. Contro ogni aspettativa. Finalmente! In questo momento io ero l'unico che ancora non aveva visto l'hotel dal vivo. Siamo arrivati, allora com'è? Guarda che bella macchinina che c'hai, eh? La fiera, la tua bella. Altro che 500. Guardate dove siamo. Perché prima di vedere l'hotel, ora è il momento di pranzare. In realtà siamo andati nel primo posto che abbiamo trovato, però sembra molto figo. Guardate che hit, figata. Stai facendo una storia su Instagram, papà? Mamma mia, che influenza incredibile, veramente fortissimo. Oh. Ti piace il nuovo pantalone della mamma? Il cotoncino, bello. Stato bello, dove l'hai preso? Negozio esclusivo. Gliel'ha mandato per sbaglio Shane. E finalmente arriva anche Sara. Ed eccola lì, in lontananza. Sara, sta arrivando. Sara! Mamma mia. Eccola qua. Ora la domanda è, Sara, com'è la camera d'hotel? Com'è l'hotel in generale? Allora, la camera d'hotel è una camera normale, tra virgolette. Okay. L'hotel è proprio tipo la hall fuori, è incredibile. Sotto, il buffet è buonissimo ed è bellissimo. Quando è arrivato il cameriere ha detto, Sara, complimenti, sei la prima che prende questo piatto nel nostro ristorante. Ma che è sta roba? Questa invece è l'insalata con l'ananas. Veramente, pizza margherita, voilà. E non sembra male, eh? Sì, mezzo. Vai, bro. Vediamo un po' la paella, giudichiamo, no? Valutiamo. Però sembra buona onestamente. Stop un attimo, prima di vedere l'hotel, cosa importantissima, iscriviti immediatamente al canale e controlla se non l'hai fatto, per non perderti i prossimi video che saranno più incredibili di questo. Guarda qua. L'hotel era questo, H10 Lanzarote, uno degli hotel a 5 stelle più incredibili di tutta l'isola. Raga, ma guardate che location assurda. Guarda che figata anche la fontana, ma che roba. Hai bro, di... E qui, ragazzi, ci sono tutti i ristoranti per far colazione, praticamente. Che figata! Bella sta piscina così! Ma che hit! Ma che hit! Ci sono un sacco di piscine veramente fantastiche, una vista incredibile, spa, palestra e tanto altro. E qui, ragazzi, mamma, quanto voglio di schizzare, tipo quella figa che c'è lì. Oh, scusate. Guarda, qui c'è la piscina! Ma che bomba! Ah, guarda, qui c'è il ristorante, ma che figata!
Mamma mia, mamma mia. Veramente pieno di robe, non riuscirò mai a farvele vedere tutte. C'è lo shopping center, importantissimo. Questo qui è un altro bar. Questo qui è un altro Matheon, come si chiama? Patreon, il Patreon, il famosissimo Patreon. Come fate a non conoscere il Patreon? Ma non vi vergognate. E ora ovviamente però andiamo a vedere la palestra e la spa. Guarda che figata qua. Ma chi l'ha vista sta roba qua? Come si apre qui? Che figata, qui ci sono i massaggi. E qui ci sono le stanze dove non si può entrare. E io sono molto tentato di entrare. C'è la piscina per gli adulti. E poi c'è quella per Sara. Questa qui dei pirati. Dai, non è male, eh. Bella, bella. Perfetta. Questa è riscaldata per i pirati. Sara, buone notizie. Buone notizie. La casa dei buffi. Dai, vai a giocare un po' dentro. Vai a giocare dentro, dai. E finalmente il mio posto preferito. La palestra. Eccola qui. Ma è chiusa, non è? C'è gente dentro. Eccola qui. Questa è la palestra. Mamma mia, mamma mia. Questo qui è esattamente il posto per me. Ogni mattina alle 6:30 dopo la doccia fredda verrò qui. Carina però, carina. Perfetto, sono entrato una volta. Posso dire di essere entrato. Ora usciamo. Ottimo. Ah, guarda che figate. Qui c'è un'altra piscina. Ah no, sono un idiota, è la stessa di prima. E ora però è arrivato il momento di andare a vedere finalmente la nostra camera d'hotel. Fa vedere un po'. E questa è la nostra camera. Dai, carina però, dai, carina, carina. Anche la camera bella che carina. Ci sta, ci sta, ci sta, figa, figa, dai, chill, chill, va bene. E qui abbiamo la vista su tutta, su tutto il villaggio. Adesso vediamo una parte importante. Ah, qui c'è il tipo frigo bar, quello che è. E qui c'è il bagno. È bello grosso anche il bagno, raga. C'è da dire che è abbastanza grosso anche il bagno. Qui c'è la vasca. Qui c'è veramente un bel ragazzo che ha lo specchio. Andiamo a vedere la camera dei miei genitori. Che anche questa non era per nulla male. Tenendo conto che abbiamo anche preso la camera più economica che c'era. Rimanete fino alla fine per scoprire esattamente quanti soldi abbiamo speso in questi 6 giorni. Vediamo un po' com'è quest'altra. Ecco, guarda che casino. Guarda che dai, però è bella anche questa. Che ci sono qua. Bella anche questa. Questo è tutto per i TikTok. Certo. Oh, e guarda che figo, dai, è bello anche questo terrazzo. Dai, molto bella anche questa. Molto bella anche questa. Guardate che mood incredibile che c'è qui. Mamma mia, mamma mia. Sai che da quello che ho sentito ti hanno detto per essere il padre più bello di YouTube Italia? Più bello, eh? Esatto, più io dico anche un sacco di cazzate. Eccolo qui, perfetto, ora si paga. Facciamo un aperitivo al volo e ora però vado a provare a guidare la macchina che abbiamo preso noleggio, quella di Zerbian Papi. Un Audi Q3, che probabilmente è la macchina più costosa che io abbia mai guidato, dato che ho la patente da 2 mesi. Questa probabilmente è la macchina più costosa che io abbia mai guidato. Ah, qui c'è la frizione in questo modo qui. È già accesa? Ma ecco, già questo te la dice lui. È accesa oppure no? Sì, Dio santo. No, no, Luca, già. Oddio. Hai guardato dietro? Sì, ho dovuto agitare. Madonna, no, ragazzi, piano, Luca. Dio santo. Mamma mia, ragazzi, guarda quanto sono skillato in questa macchina. Ma qui non devi cambiare le marce, qui non ti stai neanche fermando. Non fare cose che siano diverse da un rettilineo. Allora, madonna, papà, adesso sei troppo agitato. Te lo sto vedi vedendo, tu. Sei troppo agitato. Devo dire che pensavo peggio. Bravo, Luca, bravo. Mamma mia, ti sei ricordato anche che c'era un pedale in più. Qui c'è uno stop, attenzione, che la cosa si complica alla grande. Silenzio, silenzio, mi ferma lo stop. Mi ferma lo stop. Ferma, ecco, fai passare questo. Ok, faccio così. Che deve girare oltretutto. Dai. Potrei andare tranquillamente a destra. Vai. No, perché c'è più traffico a destra. Ma che c'è più traffico? Easy, ma tu sai con chi stai parlando? Ecco, proprio questo che lo so. Accelerazione, piccola accelerazione. No, la madonna, mamma, sono passato da 30 a 20 probabilmente. Sì, quella è perfetto, possiamo accostare. Porca droga, mamma, ma tu hai capito che io ho la patente? Sì, esatto, mi chiedo come l'hai avuta. Qua c'è la precedenza. Madonna, madonna, veramente, sto già sboccando, Dio buono. Cazzo. Non ti permetti di mangiare, puoi fermarti, accostare. Fai un attimo di silenzio, adesso accosta. Dammi, fammi fare l'ultimo giro a costa. No, dirti prima. Adesso, grazie, ok. Che cazzo di freccia a destra? Bravissimo. Prank! Prank di nuovo! Dai, no! No, mamma, non ti sei stortato il naso, basta. Dai, smettila. Ma sei un cretino, sei. Povera mamma, piccolo prank incredibile. Poverina, si è anche fatta male al naso, però tutto a posto. Ora però non perdiamo tempo e andiamo a cena. Mi sono dovuto vestire elegante per andare a mangiare. Vabbè, lasciate stare la giacca. Guarda qui, polo, jeans. Questo è il massimo dell'eleganza a cui io posso arrivare. No, spiegamelo. Perché praticamente ogni volta che passi c'è un ragazzo, io li becco tutti, che praticamente noi passiamo, si girano e guardano il fondoschiena di tua sorella. Ma sì, questo dai, dici? Luca. No, ma Sara, ma perché hai capito? Ti fanno tutti dei bei gran complimenti. Tu dici ogni guardata 10 euro diventi ricchissimo. Noi però stiamo andando nel ristorante, dov'è che stiamo andando? Al ristorante asiatico. Ragazzi, l'asiatico è incredibile, anche perché era l'unico disponibile questa sera. Questo posto mi sembra serissimo, non per noi, eh. Dobbiamo provare tutto, Luca. Non possiamo andare solo nei posti dove vai con i tuoi amici barboni. Allora, lo dico voi due, no, figurati. Okay. Ma va, non siamo i tipi dai, noi. Luca, per favore,
Simone, è un posto serio questo. E speriamo non capiscano l'italiano. Mi fa riderissimo perché sono tutti vestiti serissimi. E poi ci sono io che ero venuto con questa giacca qua blu. Molto bella, però. Io che ho dimenticato gli occhiali e devo fare così. Perfetto. Aspetta, fammi assaggiare. Oh, queste sono buonissime. Fammi assaggiare queste, valuto io. Dobbiamo scegliere una cosa di tutte. Oh, cazzo, me lo mangiare una patatina, sai che. Ma perché dici? Thank you. Assaggiamo il vino, ragazzi. Buonissimo, soprattutto perché è gratis. C'è un problema? Eh? C'è solo una pagina, cioè c'è solo questo. Lo so, devi scegliere tra questa roba qui e basta. Stiamo già iniziando a pentirci, c'è già il primo problema. Ragazzi, sul menù non si capisce veramente nulla. Serbian Papi non capisce neanche l'italiano, figuriamoci lo spagnolo. Tu che stai leggendo così sei ridicola. Sara che ha appena chiesto cosa vuol dire il nome del piatto, era il nome. Ma chi è che ha avuto l'idea di venire nel ristorante asiatico, ragazzi? La cameriera ci ha aiutato, è stata super brava. E abbiamo scelto dei piatti particolari, adesso arrivano, vediamo. Ma la vedi, Servian Papi, sei gasato per i piatti che hai scelto? Più di un drip, più di un fi, di una brasiliana. Aspetta, dammi uno di questi qua da assaggiare. Dammi due di questi qua da assaggiare. Vedi come è diverso. Un altro di questo. Assaggiamo. Penso io, mangio anche con una certa classe. Schifo. No, ma spaccano. C'è il ragione di carne, buonissimo. Buoni? Buonissimo. È arrivato anche questo. Buono, questo qui è buono, raga, ve lo dico. Sì, ma non così tanto, lui. Fai silenzio. Ma è troppo. Fermi tutti. Buono. Più di un flip, più di un flip della marijuana. Dai, papà, ma cosa canti? Ma cosa canti, papà? E questo è il nostro piatto. Devo dire, buono, fammelo assaggiare, aspetta. Cubando il cibo, ma stai scherzando? Cos'è che stai facendo? Annusa, annusa. Dai, sembra buono, cosa c'è? Ha un buon odore. E le uova, la frittata. Com'è? Dai, sembra buono. No, okay. È buono. Qualcuno mi sa dire che c***o. Ma mangiare con le bacchette. La prima domanda è se devo spezzarle. Non lo so neanche io, non lo so. Sì, devi spezzarle. Dai, spezza, bravo. Vai a mangiare con queste. Oh, il tuo sembra buono. Il tuo sembra buono. Migliore. Vai, mangia con queste, vai, mangia. Dai! Ah, vabbè, dai! Cena molto buona fatta, io vi ricordo, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi altri video su Lanzarote che usciranno a breve, incredibili! La domanda che vi faccio tutti nel tavolo è la seguente. Ora che usciamo di qua, che cazzo andiamo a cena?